Siamo ad Anzago. Comme ça, le mio studio. À quoi tu joues, beau ténébreux, avec tes yeux couleurs d'automne, tes joues qui fondent, le ventre creux, qu'est-ce que tu veux, basta qui t'aime. Il discorso della simbologia è un discorso che ho sempre usato, cioè i simboli li ho sempre usati, che siano stati animali piuttosto che appunto frutti o fiori, spesso non sono stati messi a caso nelle illustrazioni e neanche nelle veneri, tanto è vero che ce n'è una con un melograno che perde questi chicchi che vengono mangiati da un corvo, e il melograno rappresenta da una parte la fertilità, diciamo in generale, dall'altra parte se è in mano alla Madonna invece rappresenta proprio il fatto di non essere sessuale. Besoin d'amour e de tendresse, de contre-jour e de caresse. Cioè il corvo rappresenta proprio questa presenza che ti va a mangiare, però non una parte fertile di te, ma bensì una parte più legata alla sessualità, alla tua sensualità, e che spesso viene poi buttata via, non so, quindi il corpo mangia poi. La mostra che si farà al CNULP è un progetto che era già iniziato sulle vergini anatomiche. Io mi sono innamorata delle vergini anatomiche con un libro della Taschen sulla specola di Firenze, in cui si vede questa donna che si apre tutta, va in giù, è incinta, quindi puoi togliere tutti gli organi e la minuziosità. Allora io ho pensato, prima di creare un'anatomia interna, ma non mi interessava il fatto di creare l'anatomia vera, cioè gli organi, e quindi ho sostituito tutto con quello che può essere quello che proviamo, quello che sono le nostre paure oppure i sentimenti. E quindi alla fine c'è questa contrapposizione tra queste donne, quasi tutte, cioè tutte nella stessa posizione, quasi tutte, che hanno questa apertura tipica proprio delle statue anatomiche dei dottori, diciamo, e al posto degli organi c'è tutto quello che ribolle dentro. Ce soir, t'as pas de veine, je suis la Vénus du Milo. Avec tes mines et tes manières, quand tu composes sans avoir l'air, tes mains qui braillent et ton œil noir, et qui se pose sur mon peignoir, cauchemar frayeur. Gros chagrin, tu as rêvé que t'étais... Da anni combatto contro due cose fondamentali di cui mi sono resa conto analizzandomi molto, andando anche in psicoterapia, perché ero stufa di stare male, di dire ma caspita, devo fare appunto questi quadri sempre dolorosi dove vomito, dolore, vomito, 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 ma alla fine ho capito che queste due cose sono il senso di rifiuto e il senso di colpa. E quando tu vivi con un senso di colpa da sempre, per qualsiasi cosa, effettivamente ti fai carico del dolore di tutti, perché è come se tu ti sentissi sempre in colpa per qualsiasi cosa accada nel raggio di mezzo metro da te, più 100 chilometri. Quindi sì, un po' sì, però non sta venendo fuori. Cauchemar frayeur et gros chagrin, tu as rêvé que t'étais nain. Que tes espoirs étaient en feu et que l'amour n'était qu'un jeu. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je te traîne. Una città che mi affascina molto, mi piace molto la parte vecchia, tutti i vicolini, queste cose qui mi piace dormirci, mi piace svegliarmi al mattino, fare colazione, girare per le vie. E poi mi piace il CNULP, mi piace tantissimo. Mi è piaciuto subito dalla prima volta che l'ho visto, quindi sono molto contenta di fare la mostra. Je suis la Venus du Milo. Tutto quello che mi ha formato parte dalla musica,
dall'illustrazione, dal cinema, cioè non c'è una cosa. Nell'illustrazione potrei dirti Dulac, che è un libro del 1912 che mi ha regalato quando sono nata, con delle illustrazioni pazzesche. Tim Burton, Almodovar, Marc Almond con le sue copertine dei dischi di Pierre Gilles e i tatuaggi retro e il cuore sacro che viene da Pierre Gilles, perché li ho visti utilizzati in un certo modo da loro per primi. E poi tutto si è mosso anche con una Frida Kahlo che io ho scoperto quando avevo 19 anni, quindi proprio 30 anni fa, e rimasi colpitissima dal fatto che lei esprimeva il dentro come lo sentivo io. E quindi c'è stato quello, Mark Ryden, ma Nick Cave.